Ciao ragazze, ciao ragazzi. Oggi voglio fare questo video che è un po' una specie di video tag. È un video che ho visto fare a Samantha Ravendal, molto difficile da pronunciare il suo cognome. Di recente ha fatto un video che mi è piaciuto molto, che lei ha chiamato Instagram vs Reality, ed è andata a vedere tutte le sue fotografie su Instagram dalla prima mai postata per andare a raccontare un po' quelli che erano i retroscena di ogni foto, perché molto spesso su Instagram vediamo questa vita perfetta, queste foto perfette, questa vita patinata, sono tutti perfetti e sembra che la vita sia veramente così, ma io per prima lo so, la realtà non è esattamente così. Naturalmente su Instagram, sui social un po' in generale cerchiamo tutti di apparire al meglio e diamo un po' quest'idea, anche se magari involontariamente a volte, che tutto sia perfetto nella nostra vita, quando in realtà non è così. E secondo me è importante anche far passare il messaggio che anche se qualcosa non sta andando bene, in ogni caso va bene, nel senso che non bisogna sempre cercare di essere perfetti, felici. Ci possono essere anche dei momenti no, e ovviamente dietro ad ogni fotografia su Instagram, anche quella più perfetta, c'è sempre magari una storia che può essere buffa, che può essere un pochino più seria, o semplicemente ci può essere qualche retroscena interessante, quindi ho pensato anch'io di fare lo stesso e andrò anch'io a vedere tutte le foto partendo dalla prima. Devo scorrere parecchio, ragazzi, perché evidentemente ho postato un sacco di roba e da un sacco di tempo. Penso di aver aperto Instagram 2011? No, 2013, una roba del genere. Ok, dopo aver scrollato per 2 giorni, tipo, sono riuscita ad arrivare alle mie primissime foto su Instagram, e la prima l'ho postata il 18 luglio del 2012, mi ricordo esattamente dov'ero. Ero in vacanza con il mio ex ragazzo in Spagna, a Mallorca, che ho scattato mentre ero in spiaggia. E ovviamente a vedere un post così, giustamente il 19 di luglio, uno pensa, cavolo, questa sta a Mallorca, si diverte, eccetera. Invece con me ovviamente il dramma non finisce mai, perché in realtà quel mi ricordo benissimo di quell'istante, perché mi ricordo che avevamo litigato di brutto, e cosa che facevamo di continuo. Mi ricordo molto bene perché non mi ricordo il motivo della litigata, appunto, col mio ex ragazzo. Non mi ricordo quel giorno perché avessimo litigato. Mi ricordo che lui poi era andato non so dove a noleggiare una macchina, una roba del genere, e io l'aspettavo lì sulla spiaggia. E mi ricordo che appunto avevamo litigato, non ero esattamente felicissima in quel momento, però la spiaggia era molto bella, l'acqua era molto bella, e quindi poi ho fatto insomma questa foto. Ricordo all'epoca che Instagram era appena nato e io mi chiedevo, ma cos'è sto Instagram? Boh, dai, proviamo, facciamo un account. Ho postato queste foto così. La prima in realtà era la foto di un pranzo o di una cena, sempre lì in Spagna. Ok, vado un po' più in alto tra le foto e vedo questa. Quando l'ho postata mi ricordo che credevo fosse una bella foto. Quando l'ho rivista, e ormai era già online, invece mi sono vergognata tantissimo, perché la vedevo oscena, non lo so, mi vedo un naso gigantesco, e mi ricordo proprio l'imbarazzo di averla postata, ma ormai non volevo toglierla. Io però mi vedevo bruttissima, e ogni volta mi ricordo che la rivedevo sul mio feed, mi dava fastidio perché appunto, non lo so. In linea generale era anche un periodo in cui io non ero poi tanto sicura di me stessa, quindi qualsiasi cosa era mi buttava giù il morale abbastanza facilmente, anche sull'aspetto fisico, anche se magari può non sembrare o poteva non sembrare, perché sono abbastanza spigliata e a mio agio quando parlo in videocamera, però insomma le nostre sicurezze le abbiamo tutti, e per me questa foto è fonte di grossa insicurezza. Altra foto che mi salta all'occhio quando guardo appunto le foto sul mio feed è questa. Qui si vede che ero magrissima e penso una decina di chili meno di adesso, se no poco meno, insomma. Mi trovavo molto bene in Olanda, e probabilmente il fatto che io sia dimagrita molto in quel periodo, oltre ai litigi e il fatto che non stessi molto bene
diciamo psicologicamente, per il fatto che a casa le cose non andassero bene. Comunque un'altra cosa che mi aveva fatto anche dimagrire era il fatto che avevo iniziato ad andare tantissimo in bicicletta abitando appunto in Olanda, e quindi un po' per il nervosismo, un po' per appunto aver iniziato a fare un sacco di bicicletta, sono dimagrita tantissimo. E mi ricordo quando ho postato questa foto, non tanto su Instagram perché all'epoca lo usavano in pochi, ma su Facebook, ho ricevuto centinaia e centinaia di commenti preoccupati, alcuni anche abbastanza offensivi, che mi dicevano che sono troppo magra e che faccio impressione. Riguardando questa foto mi vedo molto magra, specialmente anche le braccia, però in quel momento non mi rendevo conto di aver perso così tanto peso, non... anzi, mi sono sempre vista cicciottella, e anche in quel periodo mi vedevo cicciottella, quindi rendiamoci conto. Non ho mai avuto disturbi alimentari di alcun tipo, però diciamo che quando non sto bene il mio stomaco si chiude e quindi finisco irrimediabilmente per perdere un sacco di peso molto velocemente, e questa ne è un po' la prova. Sto vedendo questa foto del 13 giugno 2014, e anche questa, anche qui mi vedo molto 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 magra, e mi ricordo che anche qui in tantissimi avevano notato il fatto che fossi dimagrita così tanto. Mi ricordo che ero appena andata a stare in casa nuova e che questo trasferimento mi aveva dato un sacco di gioia e allegria, anche se poi invece in quella casa ci sono entrati in casa i ladri, quindi è stata veramente un'esperienza terribile. Quindi rivedendomi lì in quella casa tranquilla mi fa ricordare quello che è successo dopo, che non me l'aspettavo ovviamente, e quindi è stato veramente un periodo ancora più duro quello che è arrivato dopo. Il 20 dicembre 2014 sono andata poi all'incontro appunto a Roma. Abbiamo fatto il tour di incontri in giro per l'Italia con Roventa, e questa era la volta di Roma. Nonostante quello che mi era successo tipo 10 giorni prima, una settimana prima, poi insomma ero comunque qui sorridente con voi, con i miei follower. Mi avete aiutato molto in quel periodo a superare questa cosa brutta, e mi ricordo di averne parlato solo dopo anni tipo, ma per il momento era veramente, per me, non riuscivo a parlarne, non ce la facevo. Mi ricordo molto bene anche di questa foto con la mia amica Laura. Era venuta a trovarmi per un po' ad Amsterdam, e abbiamo passato dei bei momenti insieme. Entrambe eravamo appena uscite da una relazione importante, quindi è stato un po' catartico per noi quel momento. Ci siamo ritrovate nella stessa identica situazione, nello stesso momento praticamente, e quindi abbiamo passato dei bellissimi giorni insieme. Mi ricordo che appunto era un periodo felice, mi sentivo molto liberata. Questo era un paio di mesi dopo essermi lasciata, mi sentivo molto liberata, tranquilla e più leggera. Comunque andate a seguire la mia amica Laura su Instagram, lei è Laura Manfredi, la trovate Laura_Manfredi, andatela a seguire, che è bellissima e bravissima e anche una buona amica. Questa foto del 22 gennaio 2016, e qui eravamo a Tokyo appunto con il mio ex marito. Mi ricordo che c'erano molte incomprensioni / gelosie, e mi ricordo però di quei giorni perché mi ricordo che era successa una litigata per colpa mia. Non mi ricordo esattamente, ma mi ricordo che poi ho pensato, cavolo che scema, potevo evitarla sta cosa. E tipo mi ricordo che abbiamo litigato in quei giorni a causa mia, quando siamo stati in Giappone, nonostante nelle foto ovviamente le foto fossero tutte strafighe eccetera, in realtà abbiamo litigato diverse volte. E però ho comunque un ricordo meraviglioso di quella vacanza, perché comunque siamo stati anche benissimo in realtà. E più che altro i posti, poter visitare finalmente il Giappone, poter vedere finalmente Tokyo, è stata un'esperienza meravigliosa. Vorrei tanto 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 tornarci, però sì, in quei giorni sono successe diciamo anche queste cose. Qui avevo rimesso su qualche chilo, e mi ricordo questo era il 7 settembre 2016. Mi mancano un po' i miei capelli di questo colore rosa così un po', però qui era un po' più un colore estivo secondo me, però mi manca. E mi ricordo di aver postato questa foto, ero in crociera in Croazia con Foreo. Poi ci sono stati un sacco di commenti sotto questa foto, sia su Instagram che su Facebook, che mi dicevano che sono ingrassata, che ho il culone e roba del genere. E mi ricordo che mi sentivo malissimo perché mi vedevo effettivamente ingrassata tanto, e nonostante vedendo questa foto
Cioè, secondo me non lo ero, sicuramente ero un po' ingrassata, ma non grassa. E però io mi vedevo orribile e mi ricordo quanto sono stata male dopo aver letto i commenti a questa foto. E mi ha un pochino rattristato, anche se ovviamente già nel 2015, nel 2016 ero ben che abituata a questo tipo di commenti. Però siccome in quella foto, cioè mi vedevo un pochino ingrassata ovviamente in quel periodo, però siccome in questa foto mi vedevo decente, e poi vedere che comunque tutti nei commenti mi dicono che ero grassa, mi sono fatta dei problemi. Il mio party con Benefit, come dimenticare il mio party con Benefit per il lancio del mio kit sopracciglia top, è stato un sogno, è stato bellissimo. Questo era 14 gennaio. Mi ricordo però che con me c'era Eric e ancora non l'avevo presentato a nessuno, e mi ricordo che c'era questa smania, questa corsa, chi sapeva se stavo con qualcuno o no, e se sì con chi. Ricordo che ero un po' in ansia per questo, quella sera. Già solo lo stress di quella serata, cioè l'emozione, non lo stress, ma l'emozione pazzesca di quella serata, perché insomma Benefit che organizza un party per te, per il lancio di un tuo prodotto, è una cosa più unica che rara. Ma al contempo ero anche molto un po' nervosa, proprio perché era la prima volta che uscivo con Eric in un posto pubblico. E poi qui arriviamo veramente alle foto di oggi, quindi direi che abbiamo fatto un bel viaggio down memory lane, si direbbe in inglese. Abbiamo ripercorso un bel po' di anni, un bel po' di tempo. Adesso ho la testa che mi scoppia, tipo, con tutte le informazioni, tutti i ricordi. Comunque questo è quanto per oggi, mia family. Non so nemmeno quanto sarà lungo questo video, penso parecchio, perché sto chiacchierando da un'ora, tipo. Bacio grande, a presto, ciao!